Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Curre93. Allora, ho trovato un bug sulla mappa nuova Baria, come potete chiamarla, quella zombie di Black Ops 2. Volevo farvelo vedere, volevo farvelo notare come poterlo fare questo bug. Ovviamente io ho registrato la partita, quindi ve lo farò vedere molto rapidamente. Cioè, arriverò direttamente al punto cruciale della mappa. Quindi partiamo subito, cerchiamo di andare avanti il più velocemente possibile. In modo da poterlo far vedere. Andiamo. Allora, aspettiamo il gigante, dai. Come sempre, mi voglio bere, va. Ok. Allora, qui siamo arrivati. Questa è la stanza del tribunale, se non ricordo male. Ah, vedete ragazzi, andiamo qui. Io velocizzo poco a poco. Lo velocizzo giusto un pochino. Andiamo avanti, saliamo qui su. Guardate, saliamo qui su, andiamo in questo punto, vedete? Adesso vi faccio rivedere cosa fa il mio amico. Ovviamente vi do anche il canale del mio amico, perché è stato lui a aiutarmi principalmente a fare questo bug. Si salta qui, sopra il tavolo. Io mi sono fermato, poi ovviamente mi butta giù, non so il motivo. Riproviamo a risalire qui su. Risaliamo. Lui si butta, ecco qui raga. Lui si è bloccato, vedete? Si è riuscito a bloccare sul tavolo. Piazza il cosa propulsione, che adesso non mi ricordo, questa cosa qui ragazzi, lo vedete? Ok, dopo aver posizionato quella specie di trampolino, voi prendete, guardate, vedete dove si trova il mio amico Cream. Allora, voi fate un bel saltone qui sopra la cosa, vi fa saltare qui. Io ovviamente sono un coglione all'inizio, non l'ho capito come poter salire. Velocizziamoci. Andiamo un pochettino avanti. Andiamo avanti. Salto. Sopra. Salto qui. Ovviamente cado. Andiamo. Salto. Cado come un coglione. Salto. Cado come un coglione. Salto. E mi incastro. Vediamo se ce la faccio questa volta. Salto. Ok, perfetto ragazzi. Vedete? E qui mi sono bloccato. Qui ovviamente vedete ragazzi, siete in un punto diciamo morto della mappa, quindi sopra, rialzati in alto, e ovviamente nessuno zombie vi potrà attaccare da questo punto, e se non sbaglio potrete stare in tre, mi sa in tre forse, se mi ricordo male. Ucciso lo zombie, adesso vi faccio vedere, guardate, adesso sta iniziando il round. Salto sopra, salto qui sopra, mi arrampico, ok perfetto, guardate. Adesso io vi faccio vedere un pezzettino di come inizia la partita e vi accorgerete perfettamente che neanche uno zombie ci colpisce. Guardate. Adesso andiamo un pochettino avanti, vedete? Vado poco poco avanti. Ok. Guardate. Ok, dai. Ecco qui, vedete gli zombie? Adesso vi faccio vedere. Guardate, non ci toccano neanche gli zombie, non ci cagano proprio. Io ovviamente la prima volta non li ho neanche sparati, perché sinceramente non è che mi servisse molto. E non so se conosce, sapete che ovviamente se gli zombie se riuscite a tenerli fermi per un bel po', gli zombie muoiono da soli, quindi andrete avanti anche al round. Magari se volete stare qui fermi a non fare un cazzo, potete prendere e lasciare la vostra Xbox accesa. Neanche in un giorno magari potreste arrivare al livello 100. Quindi vedete ragazzi, i zombie ovviamente rimangono lì, si fanno un giro, vanno dietro di noi, perché sono tutti qui dietro questo muro. Questo muro che c'è qui alla nostra sinistra. Niente ragazzi, io continuo a rompere il coglione al mio amico. Ovviamente dopo un po' incomincio a ammazzarli. È giusto che sia così. Vedete? E ovviamente questa è la parte più divertente, qui abbiamo tutte le armi, questo non mi ricordo come si chiama questa arma. Boh, paralizzatore mi sa, se non ricordo male. Ok. Adesso andiamo un pochettino avanti, perché altrimenti non finiamo più. Scendiamo giù. Prendiamo le munizioni, così dopo ammazziamo tutti i zombie. Poi vi dà sicuro la cassa. Niente ragazzi, si riprova, vedete ragazzi. Guardate, allora. Aspetta un attimo. C'è ancora la trappola. Che adesso non mi ricordo bene. A un certo punto la distruggono. E ovviamente mi tocca a me ingegnarmi per poterla rimettere sul tavolo. Io ovviamente faccio il coglione, faccio le varie cose che ho in mano. Proprio la macchina del tempo, bomba a tempo, come la chiamano. Quindi saliamo, saliamo adesso, muoviamo. Cercherò di tagliare questi pezzi di video che sono veramente inutili. Niente.
Andiamo avanti, dai, 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 ammazziamo, perfetto. Eccoci qui ragazzi, adesso se vedete non c'è più il non c'è più il trampolino. Io mi ingegno, cioè provo a capire in tutti i modi come poter salire lì sopra. Ovviamente vado a riprendermi il trampolino che è qui su. Non so se avete visto, guarda, ve lo faccio rivedere. Ah, qui, ovviamente, andiamo. Qui non c'è il trampolino, ovviamente il mio amico l'ha costruito qui sopra. Qui sopra, vedete ragazzi? Preso il trampolino, ritorno in quel punto. E riprovo a saltare. È un po' difficile, ragazzi. Inizialmente sbagliavo, ma voi se guardate adesso, vado avanti. Andiamo avanti, guarda. Adesso vi faccio vedere, blocco la scena. Allora, voi non dovete saltare, guardate, io salto qui. Non dovete saltare così, voi dovete. Che palle, gli vado la scena, torno troppo indietro. Dovete saltare su quella seggiolina, avete la poltrona, la sedia in legno, quella cazzo di sedia che c'è lì. Dovete saltare verso quella sedia. Perché adesso vi faccio vedere, qua sbaglierò sempre, ovviamente io ve lo faccio vedere in velocità, perché altrimenti vi scocciate, vi annoia. Non voglio annoiarvi, ovviamente, voglio farvi capire come è possibile utilizzare questo bug, perché magari veramente vi potrebbe tornare utile nel caso abbiate delle armi di merda. Quindi andiamo. Ok. Perfetto, dai. Ok. Continuiamo e faccio arrivare direttamente il punto cruciale. Ecco ragazzi, adesso vi faccio vedere una scena dove il mio amico salta di nuovo, guardate, salta. Che tuffo carpiato, ragazzi, veramente un genio. Vedete, ha saltato sulla poltrona. Su quella poltrona in legno, cioè, quella sedia in legno. Si è bloccato, vedete, ragazzi. E piazza il trampolino. Io provo a rifare la stessa cosa. Ovviamente mi blocco indietro perché c'è già il suo trampolino. Riprovo a risalire. Ovviamente lui l'ha piazzato male, quindi il trampolino non funge bene. Andiamo avanti, ovviamente bisogna distruggerlo. Una volta distrutto, salto di nuovo, vedete, guarda dove salto, verso la sedia, ovviamente cado, andiamo, riproviamo, salto, cado ancora, proviamo a vedere, eccolo qui ragazzi, vedete? Adesso vi faccio vedere la scena, guardate il rallentatore, io ve la faccio vedere. Ah, prendete, saltate verso la sì, questo è bello. Saltate verso la poltrona, vi bloccherete in questo punto davanti ai libri, prendete, non vi dovete muovere in nessun modo, prendete il trampolino, lo mettete qui, piazzato, vedete ragazzi? Adesso, voi pensate, non pensiate che sia messo male, in realtà non è messo male, è messo perfettamente, fatto apposta per lanciarsi in quel punto, guardate, adesso vi faccio vedere, potrete lanciarvi anche, ovviamente in condizione lo zombie, il mio amico l'ha già fatto, io ovviamente... Provo a rifarlo da qua in alto. Salto da qui e ovviamente mi butto da qui. Però dopo un po' ho capito che è possibile anche lanciarsi a fianco al trampolino. Quindi ovviamente questo continuerà a essere inutile. A un certo punto mi metto a fianco. Guardate ragazzi, faccio caricare il trampolino. Mi metto a fianco, salto così, vedete? E mi aggancio direttamente. Quindi ragazzi è veramente una cazzata. Alla fine bisogna solo prenderci un pochettino la mano, bisogna saper costruire il trampolino, perché adesso non mi ricordo i pezzi che ci vogliono, perché devo andare, cioè ci sono varie cose ragazzi, ci sono vari strumenti da costruire che riguardano le varie mappe di zombie di Black Ops 2 ovviamente. Niente ragazzi, questo è il bug, spero che vi sia utile, spero che riusciate a farlo anche voi. Io ve l'ho fatto vedere ovviamente in una partita già registrata, già fatta, perché altrimenti dovrei farvi vedere tutta la noce, cioè
la noia di andare, fare i punti, e prendere tutte le armi per poter sopravvivere, arrivare a questo punto perché bisogna aprire un sacco di porte. Io ve l'ho fatto vedere direttamente registrando, con una partita già registrata, scusate. E niente ragazzi, spero che vi sia stato utile. Lasciate un mi piace se ovviamente il video l'avete apprezzato, commentate in tanti, chiedetemi altre, se volete magari mi cerco di trovare altri bug in qualche modo, spero di riuscire a trovarli. Da Cure 93 è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao raga, non perdetevi il prossimo video, ovviamente lo farò sul multiplayer.